Passiamo ad un altro argomento del nostro giornale. Oggi si annuncia un'altra giornata molto calda, di caldo afoso, con temperature africane e soprattutto l'umidità a creare problemi. Che cosa farà il tempo nelle prossime ore? Adesso due servizi nell'ordine sono di Daniela Orsello e di Carlo Sacchettoni. Il caldo e l'afa avvolgono il centro e il sud, le punte massime in Sicilia. A Catania si arriverà a 38 gradi, domenica 40, 35 a Palermo, temperature oltre le medie stagionali anche a Roma, Bari, Pescara. Al nord ancora perturbazioni, ma nel fine settimana tornerà il sole. Chi potrà cercherà un po' di fresco in riva al mare o in montagna. Il traffico sarà sostenuto, ma non a livelli record, spiegano alla società Autostrade. Per chi resta in città valgono i soliti suggerimenti di buon senso: non uscire nelle ore calde e bere molto. Per consigli medici è comunque attivo il numero verde del Ministero della Salute 1500. Dopo l'afoso weekend, la prossima settimana, promettono i meteorologi, dovrebbe essere un po' meno bollente. Nonostante il caldo e il forte uso dei condizionatori, i consumi elettrici sono comunque sotto controllo, in linea con la media del periodo. Diminuisce invece, segnala la Coldiretti, la produzione di latte, meno 5%. Per tutto il periodo estivo, caldo e solitudine sono i principali nemici degli anziani, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi. Secondo i dati dell'Istat, si calcola che in Italia circa 12 milioni di persone che hanno superato i 65 anni, spesso già debilitate da altre malattie, devono affrontare da soli disagi dell'afa e di temperature roventi. L'Osservatorio della Terza Età e la Federanziani lanciano un ulteriore allarme. L'emergenza caldo riguarda anche quel mezzo milione di persone ospitate negli ospedali e nelle case di riposo, dove spesso l'aria condizionata resta un miraggio. Noi di Federanziani facciamo l'appello alle autorità affinché tutte le stanze, tutti i reparti ospedalieri ci siano condizionatori d'aria. Secondo recenti studi, gli impianti di condizionamento mancano quasi nella metà delle strutture pubbliche e private che ospitano anziani e solo il 20% di loro può trovare refrigerio nei locali comuni climatizzati come i refettori o la sala TV.